un investimento di 9 milioni di euro in favore degli ospedali laziali. La Regione Lazio scende in campo per ampliare e completare i sistemi antifumo e antincendio in ben 20 strutture del territorio. Dopo aver monitorato a lungo i presidi sanitari, gli uffici competenti della Regione hanno deciso di intervenire in maniera concreta alla luce delle tante carenze riscontrate in più sedi. Dal Santo Spirito al Sant'Eugenio, dal Grassi al Sant'Andrea, ben 7 gli ospedali della capitale interessati dal progetto, pronto a coinvolgere 5 nosocomi dell'area metropolitana e altri 8 tra le province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. Il programma di adeguamento alla normativa in questione, presentato nella Sala Aniene, rappresenta un nuovo tassello di un più ampio processo di investimenti a favore della sanità del Lazio, volto non solo a rinnovare, ma anche a rendere più sicuri i complessi che oggi ospitano i maggiori ospedali del territorio. Nei mesi scorsi abbiamo concluso i cantieri per i pronto soccorsi di Roma, stanziato 12 milioni e mezzo per le aree dell'emergenza, i pronto soccorsi delle province. Oggi lanciamo un altro stanziamento di 9 milioni di euro per la sicurezza degli ospedali, impianti antincendio, antifumo, soprattutto nelle aree più delicate degli ospedali, dove spesso impianti vecchi non adeguati, a volte anzi spesso non a norma, mettono a rischio la vita e la salubrità degli ambienti. È un altro quindi tassello. Fra qualche giorno partirà un altro decreto relativo a 7 milioni di euro di investimenti per rilanciare la rete delle case della salute. Quindi noi contiamo in breve tempo, come è avvenuto per i pronto soccorsi, di rilanciare dopo tanti anni finalmente gli investimenti in edilizia sanitaria per offrire cure in ambienti moderni, con attrezzature moderne, in questo caso anche più sicure.